Non ho paura del processo, dimissioni, perché mai. Nei giorni scorsi, prima sulla Stampa e poi su Repubblica, il vice ministro dell'Interno Filippo Bubbico, indagato per abuso di ufficio, ha ricostruito la sua vicenda giudiziaria e ha respinto l'invito di Grillo a seguire Gentile. Dimissioni del sottosegretario in quota Nuovo Centrodestra che avevano indotto il leader del Movimento 5 Stelle ad alzare il tiro. Renzi segue l'esempio di Alfano, aveva tuonato sul suo blog, chiedendo la testa dei quattro indagati PD. E in merito alle richieste del Movimento di Grillo, la risposta del viceministro Bubbico. Vedo che Grillo approfitta di ogni circostanza per, diciamo, dare un senso alla propria battaglia politica, e per carità è anche legittimo che lo faccia ed è legittimo che possano essere avanzate determinate richieste, determinate proposte. In questo caso Grillo pensa che si debba agire perché chi come me è stato indagato e oggi è in attesa di giudizio vada via dal governo. Questa è una posizione rispettabile, ma che il Partito Democratico, il governo, io stesso non mi sento di condividere. Io vengo oggi giudicato per un abuso d'ufficio consistente nel fatto che da Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, con l'ufficio di presidenza, abbiamo affidato al dottor Paolo Albano un incarico per un compenso di 23.000 euro relativo alla riorganizzazione degli uffici del Consiglio regionale di Basilicata. Io penso che noi avessimo il diritto e il dovere di agire per rendere più efficace, più efficiente il funzionamento del Consiglio regionale di Basilicata, dal momento che si avvertiva da parte dell'ufficio di presidenza la necessità di promuovere un cambiamento in grado di raccogliere anche una nuova domanda di partecipazione che veniva da parte dei cittadini. Abbiamo assunto un atto deliberativo regolare.